E benvenuti in questa nuova puntata di Pedonorma. Oggi non parliamo sempre di calcio, però come sono diventato tifoso del Parma, no? Io essendo di Genova ho dovuto fare o il Genoa o la Sampdoria. Comunque, perché sono diventato tifoso del Parma? Allora, all'età era l'età di 5 anni, 5-6 anni mi sembra, e accendo praticamente era una domenica soleggiata in quel di Genova, in quel di San Piero d'Arena. E praticamente accendo la televisione, c'era mio padre che voleva che giustamente diventassi sampdoriano, oh cazzo, e invece vedo una trasmissione, quelli del calcio, che all'epoca era condotta da Simona Ventura, se ricordate, dal 2004-2005. E niente, accendo, e quando accendo sei nel Parma, proprio sei nel Parma, e mettono praticamente le bandierine, perché quando segnavano le squadre all'epoca mettevano sempre le bandierine, e vedo queste bandierine giallo-blu e vedo anche le immagini e la maglia giallo-blu, e da là ho detto che bella maglia, quello quell'altro, seguo un po' il Parma. Poi quegli anni stava anche andando bene, perché mi sembrava quinto, quarto. E da là, piano piano, praticamente divento tifoso del Parma. È una circostanza un po' particolare, se ci pensiamo. Però, poi praticamente da quando sono diventato io tifoso del Parma, dal 2005, la squadra ha fatto sempre cagare. Giustamente sono arrivato io e va bene, cioè, parte l'anno che sarà disessi, poi sempre. Gli anni, vabbè, decimo, nono posto, poi c'è stato l'anno del fallimento, una sofferenza abissale, e per questo che sono diventato tifoso del Parma. Tu ti fai uno delle due squadre di Genoa, la Juve, il Milan, l'Inter, e invece per quella maglia, perché probabilmente se ci fosse stata la maglia crociata, che a me personalmente non piace, diventavo tifoso, penso, della Samp, no, di quegli altri di Genoa, no. E la sua scuola di Genoa, no, e niente, è per questo motivo che praticamente sono diventato tifoso del Parma, e una squadra che praticamente della sofferenza e della passione fa la sua peculiarità, perché se ti fa Parma, se voi soprattutto i tifosi del Parma lo sanno, non c'è mai tranquillità. Anche se sempre patimento, una squadra proprio che deve soffrire per l'eccellenza. E niente, per quell'età da di 5-6 anni già tifavo i crociati giallo-blu, come si vuol dire, il giallo-blu del Parma. E questa passione me la porto adesso, fino a 24 anni, questa squadra mi è sempre nel cuore. Comunque, questa è la storia. Perché sono diventato tifoso del Parma. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, Pedonorma. Aumentiamo un po', dai, da 200 iscritti vi farò un nuovo video che è di ringraziamento. Dai, arriviamo a 200, un nuovo video di ringraziamento. Fate un po' che cazzo che volete, come al solito. Mi raccomando, mangiate le patatine, il pacchetto, mi raccomando, sempre il pacchetto, però, sempre il pacchetto, e fate un po' che cazzo volete. Ciao, a presto, arrivederci e grazie.